Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale Cobra, Scacchi e Passione. Ciao a tutti. Oggi pubblicherò una sfida avvenuta in live con il campione italiano Under 8, Leonardo Della Penna, che saluto, il Leoncino, e quindi ci sarà la sfida fatta su tre partite a 10 minuti su chess.com. Quindi vi ringrazio e vi lascio al video. Buona visione. Andiamo a giocare contro il Leoncino. Il campione italiano Under 8, Leonardo Della Penna. Via ragazzi. Col permesso del padre metteremo questo video su YouTube. Vediamo. Quindi andiamo a giocarci la partita con E4 e via. Due partite perse. È salito di punteggio. Fortuna sta sopra di me perché... Ok, questa ci fa la Nidorf. No, al dragone. Sul dragone facciamo l'attacco inglese con questa subito. Così. Questa. Il dragone mi dà fastidio, obiettivamente, ragazzi, eh. Non scherzo quando dico che il dragone mi dà fastidio. Sa se saputo giocare, eh. Sempre. Ok, pedoncino. L'abbiamo preso. No, vabbè, Ricky, ci ho pensato parecchio prima di prendere il pedone, perché è molto tattico il leoncino. È molto molto tattico, quindi non per niente è un campioncino, eh. 8 anni di pura cattiveria scacchistica. Mamma mia, guarda. Stiamo tipo 23 a 5 per lui. Quindi vediamo, anche se non deve mai sottovalutare il Cobra. Perché il Cobra minaccia sempre. Però ecco, per esempio una cosa mi è cambiata su... Allora, qui l'obiettivo poteva essere questo, andare poi a prendere, però cerchiamo di stopparlo dall'inizio. C3 in presa. Questo. Ok. Era molto logica l'inchiodare. No! No, ho perso un pezzo. Devo fare C3 per forza. Perché non ho fatto C3? No! No! No, maledizione. Oh. Se la giochiamo fino alla fine, che te devo dire? Oh, che stupidaggine. Vabbè. Anche questo succede, ragazzi. Come ha per B2? No, finito. Vai, rivincita. No, quello non è B2. Semmai è... Semmai è G7. Allora, vediamo. Ah, ho perso male, come al solito ho perso male.
non ci segrete, però meno male che questo pedone è avvelenato. Che questo cavallo B5 arriva e stiamo messi davvero malissimo. Però su questa. Oh, spingo E5. Ok, e va bene. Sconfitta a lezione, Cobra-san. Grazie, Kazama. Grazie. Anche l'altra volta mi ha messo la stessa variante, però io mi ero incuriosito a prendere il pedone, solo che il pedone è avvelenato. In questa specifica variante il pedone è avvelenato. Perché poi arriva cavallo B5. Ma come fa a salvarsi il leoncino? A salvare il pezzo? Ok, beh, lo salvo alla grande. Adesso vediamo di fare questa. Non mi piace come si è messa. Dei vani, ma nessuno ti prendeva su a 3. Non ho capito. Di che state? Accetto la cosa. Sul cavallo prende. Scacco. Riprende. Sposto la torre. Accetto di perdere la qualità oppure sposto semplicemente re. Ma se lo sposto qui sotto arriva donna per. E stiamo messi in brache di tela. Oh, io l'avevo detto. Vabbè, famo così. L'avevo detto che era avvelenato. L'avevo detto che era avvelenato. L'avevo detto che era avvelenato. Stiamo in brache di tela, ragazzi. Ma perché poi dopo me lo sono andato a prendere? Vabbè. Vabbè, Gazzamone, ci potremmo riuscire. L'hai preso perché il tuo veleno è perché il veleno è il tuo mestiere, ma certo, Gazzama. Ma certo. Prima abbiamo perso un pezzo male. Speriamo di fa.
intanto togliamo sta alfiere da qua. Vabbè, Sant'Antonio, comunque devi pensare che il padre lo fa giocare da quando è piccolo piccolo. E quindi comunque ci avrà già 4 anni di esperienza, 4-5 anni di esperienza. In più prende lezioni e ha molto molto talento, per cui, cioè, io sono molto più scarso di lui. Cioè, senza contare che comunque ha vinto il campionato italiano. Per cui cioè, è un giocatore fatto e finito. C'è un bel giocatore. Qui decide di sacrificare. Non sacrifica assolutamente nulla. Ci ritroviamo. No. Non riesco a difenderlo ulteriormente, ma arriva. Ma perché? C'ho un pedone in più, ma a parte che se lo riprende questo. Mo se lo riprende. Hai una arma in più, però la furbizia del trentennema sugli scacchi conta poco. Anzi, comunque è buono avere un cervello veloce come quello dei bambini. Più che questo devo fare, per esempio, doppia le torri. Quindi se mo lui prepara lo scacco è un problema. Eric Sanchez. Che devo dire? Che vuoi che gli dica? Devo semplificare per forza. Almeno mi tolgo sto pedone, però. Però ti dico, non è una cosa che mi piace. Almeno c'ho il cavallo. Finché c'è un cavallo c'è speranza. Icaro a 40 anni stucca tutti. Vabbè, ragazzi, ma io non so Icaro. Intendiamoci. E non lo sarò mai. Poi non c'ha 40 anni, Icaro è dell'89. Ce n'ha 33. Meno di me. Meno male. Meno male. Vabbè, Isantonio, tu stai parlando tipo del secondo giocatore al mondo. Quant'è? Secondo o terzo al mondo? Cioè, come Icaro ci saranno, si contano sulle dita di una mano. A parte Carlsen, vabbè, poi ci sta Caruana. Caruana, ah, chi ci sta? Wesley So, Aronian. Ma la vedo brutta sto finale, eh. La vedo brutto vero, eh.
Cavaliere il re. Dei giocatori italiani? Caruana americano. Vabbè, non c'è tutti i torti a dire che è Caruana americano. E Moro, vabbè, Moroni. Secondo me Moroni è il più forte. Non lo so se è il più forte il giocatore italiano, però sicuramente ti dico una cosa. È quello che spacca di più, bravo Rick Sanchez. A me mi sta troppo simpatico Moroni. Cioè, è ragazzo, è un pischello. Sa streamare, sa fa tutto. Ci sta. Mamma mia. Fino a che non finiscono tutti i pedoni non sto tranquillo, raga. Ha vinto anche il campionato di Romania. Beh, buono. L'ho visto che ha vinto il campionato di Romania. Così almeno non ci dà scacco. Vuole andare a prendere questo pedone. Così. E ok. Così difendiamo. Todos. Tanto il re sta su bianco e il cavallo su nero. Ok. Avanziamo. Che balletto. Il problema è che se faccio questa o questa, lui protegge anche la casa di promozione. Oh, non mi fa prendere la casa chiave. Ma ho preso una casa chiave.
Però non ci deve essere lo stallo. Così. Ok. Oh, pam, pam, ragazzi. GG, GG. Grazie, Leoncino. Grazie, Leoncino. Dai, dai, grande, grandissimo. No, aspetta, Simo, sto facendo una rivincita con Leoncino. Poi gioco con te. Anzi, è fortissimo. Stiamo 23 a 5 con me. Vabbè, se non vuole rigiocare, finisce 1 a 1. Se non vuole rigiocare finisce 1-1. Comunque, bravo a Leoncino. Grandissimo. Vabbè. Aspetta. Via. Ci risfida. Un'altra sfida. Via così. Basta. Beviamo un po' d'acqua. No, no, non c'è problema, io ti avverto, insomma. Questa è buona. Se prendo lui, 1, 2, 3, 4 passi e promuove. Io ho troppe mosse. No. Perduta. Come faccio? Guarda che ha trovato. Vabbè, oh, ci proviamo. Buonasera, Terrone. Guarda, o mi dà del tuo. Sinceramente non mi piace chi mi dà del lei, anche perché stiamo su internet. Io sono il Cobra, tu mi dai del lei e il lei lo danno i troll. Per cui, vedi. Del tu va bene, sì. Comunque io ho 1078 di Elo, fide. È strapersa, eh? Del te meglio. Non è facilissimo. Cioè, per carità, eh? 1078, sì. Ma da quanto si inizia? Da 999. Scacchi fin da bambino, poi ho smesso, ma adesso ho ripreso. Buono per te, Terrone. Gli scacchi sono sempre belli a tutte le età. Tequila, ti ringrazio, ma non è fatta per niente. Se li sa chiudere sto tipo di finali, viene patta. Forse no. Però il problema è che non è solo un pedone, capito? Che lui può fermare con gli scacchi anche qui. Sono due pedoni attaccati. Per cui anche per una donna è difficile. Sono 1078 pompatiello. Sì, 1078 fide pompatiello, ho capito, mi sono andati male tutti. Ho fatto un torneo 4 anni fa. No, 3 anni fa il mio primo torneo l'ho fatto, che sapevo muovere i pezzi, ma avevo appena ricominciato a giocare, cioè giocavo da 5-6 mesi, avevo 500 su Chess.com. Cioè, come potevo pensare di fare un torneo fide?
Però l'ho trovata bella la mossa. Il problema è che su questa c'è matto, l'ha trovata bella pure lui. Su questa, lui prende, io faccio, prende, poi così così e controlla. E mamma, l'ha trovata bella veramente. Così. Ah, il terrone, guarda, mamma mia, guarda. Io la prima cosa che chiedo è di non dire le mosse, terrone. Ogni volta devo fare queste cose. Comunque ti becchi la sospensione. Che, cioè, non è possibile. Io lo chiedo, lo scrivo 10.000 volte. No, perché non è giusto. E poi è pure sbagliata. Se muovo questa. Ciao Franky, buonasera. Io sto in Zugzwang però, adesso. Comunque è persa. Però. Su questa c'è donna scacco, allora. Re B8. Scusate, Re G1. No, è B8 questa, sì. Allora. Re B8, poi. Donna E8 scacco. Riesco a uscire. Vabbè, ci proviamo. Ora i Sanchez, guarda, volano le cose. Cioè, non mi dovete dire le mosse, quello che devo fare. Cioè, ragazzi, non è così complicato. Cioè, non mi dire cerca lo stallo, cerca la patta, ma è ovvio, no? Ragazzi, mo per carità di Dio. Cioè, io sto giocando con un avversario che stimo, no? Comunque è patta la posizione. Come sempre, io vi ringrazio di essere arrivati a questo punto e vi dico, se volete continuare a supportarmi, far sì che porti questo tipo di contenuti, io vi chiedo di mettere un iscriviti al canale se non siete iscritti e un piccolo pollice in su se vi è piaciuto il video. Quindi io vi ringrazio anche del supporto avuto con i video del torneo Garbatella che ripeteremo perché questo format è piaciuto tanto e ripeteremo. Quindi io vi ringrazio ragazzi e vi saluto, vi dico. Ciao ragazzi, alla prossima!